Infatti, oggi preparo un primo piatto con la tendenza primaverile. Si tratta dei tubettoni con carciofi e guanciali e un tocco di menta. Passiamo subito ad elencare gli ingredienti per due persone. Occorrono 160 g di tubettoni. Questi sono della fabbrica della pasta di Gragnano, vedete, l'ho già utilizzati perché sono buonissimi, e li troverete nel negozio online dreamitaly.com. Poi occorrono 300 g di carciofi, in pratica tre carciofi, che io, vedete, questi li ho già tagliati, poi li tolgo dalla parte spessa del carciofo così, e poi le vado a mettere in acqua col limone. Ho già fatto questo procedimento per accorciare i tempi. Ne servono tre grossi. Poi occorrono 100 g di guanciale, mi raccomando non pancetta, proprio guanciale. Poi un cucchiaino di menta, questa è essiccata, però è menta fresca che avevo sul balcone. Due dita di vino bianco secco, del sale poco, olio anche questo poco, un cucchiaio, e un po' di pecorino per guarnire il piatto alla fine. Ok, passiamo subito a realizzare la ricetta. Come prima cosa mettiamo i nostri tubettoni. L'acqua già bolle, salata, e iniziamo la cottura. Per questo occorreranno 11 minuti, le toglieremo a 9 minuti e l'ultimo minuto e mezzo, 2 minuti, li salteremo in padella. Ok, adesso andiamo a tagliare il nostro guanciale. Questo è l'esempio che avevo fatto prima e lo utilizzerò per altre ricette. Allora, prima l'aglio, è vero, mi sono dimenticata l'aglio, era un po' nascosto. Due spicchi d'aglio, li andiamo a togliere dalla nostra buccia, le lasciamo interi perché ad alcuni piacciono, altri no, e le andiamo a mettere in padella. Padella è già sul fuoco, è già qua pronta. Adesso aspettiamo un attimo il nostro guanciale che lo tagliamo. Adesso buttiamo proprio un filo d'olio perché comunque il guanciale è già bello grasso, equivalente a un cucchiaio. Facciamo soffriggere il nostro aglio e poi le buttiamo il nostro guanciale. La pasta sta cuocendo, i bottoni. Tagliato il mio guanciale, io la lascio anche la parte sopra perché è tutta insaporita col pepe. Se poi a voi non piace la togliete, però per me è divina. Facciamo rosolare un po' e poi andremo ad aggiungere i nostri carciofi. E li facciamo rosolare per bene. Dopo 3 minuti che hanno rosolato, 3-4 minuti, aggiungiamo il nostro vino bianco e sfumiamo. Alziamo la fiamma e lasciamo evaporare per ancora 2-3 minuti. Aggiungiamo anche un po' di sale, non troppo. E continuiamo la nostra cottura. Non ci vuole tanto, nel frattempo che è pronto il sughetto, è pronta anche la pasta, quindi i nostri 11 minuti che abbiamo detto, perché i carciofi comunque sono il cuore tenero, quindi non vanno cotti troppo. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta e cuociamo per i minuti rimanenti. Scoliamo adesso i nostri tubettoni, mettiamo i nostri tubettoni nella padella, aggiungiamo la menta, non troppa perché la menta sapete che è forte, e saltiamo i nostri tubettoni. Un minuto e saranno pronti. Ecco, i miei tubettoni sono pronti. Diamo una spolverizzata col pecorino. Là. E buon appetito, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!